Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna. Niente, sono appena stata alla visita oculistica, quindi ho la pupilla un po' dilatata e non vedo nitidissimo, ma insomma penso di riuscire comunque a fare quello che voglio fare. Questo videuzzo ha un duplice scopo ed è ispirato da voi, miei incredibili fan. Si fa per dire, esageriamo un po'. Allora, ho fatto il video su Halloween. A qualcuno è piaciuto tanto, a qualcuno è piaciuto meno. Io poi avrete visto che prima di uscire l'ho smorzato e per non uscire proprio con quella chiazza rossa sugli occhi. Devo dire che quello di Halloween non è venuto bene. Dovevo forse trovare un rosso molto scuro per bordare l'occhio. Comunque, insomma, io mi sono divertita a farlo. E quindi sono uscita, vi assicuro che se qualcuno ha dubitato che non è successo assolutamente niente. Sono andata in posta, il ragazzo, cioè, ma proprio non mi ha guardato, e anche la signora che è venuta a fare le pratiche, sì, mi ha guardato in faccia per chiedermi le robe, però sai, a volte cogli quell'attimo di, oh mamma, ecco, no, niente di tutto ciò, ho anche incontrato una mia amica, l'avevo stepperato, sottolineo, come l'avete visto in fine video. Ho incontrato anche una mia amica, la quale non ha peli sulla lingua, e mi ha detto: "Ma da come stai bene con questo ombretto Bordeaux?" E veniamo al duplice scopo di questo video. Uno è perché io sono truccata, però ho fatto un trucco leggerissimo proprio perché andavo dall'oculista, e quindi vi mettono le goccine, eccetera. Come vedete, sugli occhi ho messo poco e niente, ho messo un po' di correttore, un pochino di mascara, proprio due stupidate, giusto mascara. Potete prendere uno decente, ok. E quindi volevo fare due cose: da una parte trasformare un trucco da giorno, in questo caso veramente leggerissimo, in un trucco da sera, e dall'altra cogliere due consigli che mi avete dato rispetto al trucco di Halloween. Uno, e ve ne ringrazio, uno, cantare italiano, che dice: non era tanto riferito al trucco di Halloween, ma come dire, sfruttare le cose belle di quel trucco. L'ombretto, quello Bordeaux, sempre della Cherry Coke, che adesso vi faccio vedere, usalo solo quello, senza altri ombretti, non metterlo nella rima inferiore, addirittura lei dice non mettere il rossetto, così fai risaltare tantissimo gli occhi, cioè perlomeno non mettere, credo intendesse, un rossetto forte. Poi l'altra è, che ringrazio anche lei, Cinzia Gasparotto, che dice: metti un bel eyeliner nero bello calcato e così diventa molto bello e portabile. Ok, e veniamo subito. L'ombretto in questione che vi è tanto piaciuto, adesso io non sono sicurissima, non so se sia questo o questo. Questo è proprio Bordeaux, questo è un po' più stemperato. I nomi degli ombretti sono, ora ve lo dico subito. Bisogna recuperare il plastichino che si è un po' incastrato. Dai su ciccio, dai su ciccio. Allora, sono Bing It On, quello più chiaro, e quello più scuro, With a Twist, così per la cronaca, delle Cherry Coke. L'eyeliner, o comunque per quanto mi riguarda, preferisco usare una matita perché la gestisco meglio, non sono tanto brava, manco nella matita, ma sicuramente non nell'eyeliner di Sheila, che è un brand poco conosciuto ma è economicissimo. Sono matite temperabili, sono stupende. Questa è la 01, che appunto è un bellissimo nero. Oddio, non è neanche tanto temperata, ma fa niente. Poi mi posso anche aiutare, se non è abbastanza scura, con questo capolavoro di MAC, che è Graph Black. Ce l'ho da una vita e mezzo ed è nero, 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 nero retrattile. Ok, e poi lo trasformerò appunto da sera, perché non parto dal nulla, non rifaccio skincare, eccetera, e quindi prendo spunto da quanto viene detto nel blog di Clio su come trasformare un trucco da giorno in trucco da sera. Quindi diciamo due scopi: come trasformare un trucco da giorno in un trucco da sera e come trasformare un epic fail, prendere da quell'epic fail di Halloween gli elementi belli e utilizzarli. Andiamo.
Allora, prima di tutto affronto gli occhi e chiappo questo ombretto. Ripeto, non so, ma mi serve lo specchio che tanto c'è questo. Non sono sicurissima di quale ombretto, a quale ombretto alludeva la nostra amica, però, boh, proviamo. Allora, potrebbe essere, per esempio. C'è su qui. Oh, vabbè. Potrebbe essere. Andiamo con quello più chiaro, se ci soddisfa. In effetti, voi sapete che secondo la ruota dei colori, l'occhio azzurro, per esempio, non va mai truccato d'azzurro, perché l'azzurro, cioè il colore troppo simile, spegne. Mentre va l'occhio azzurro, per esempio, va truccato col suo colore complementare, cioè l'opposto della ruota dei colori. Quindi il verde col viola, se avete capito, se non ho qui la ruota dei colori. E non vorrei dir cavolate. Allora, questo è uno, siccome non è questo che diceva la nostra amica, proviamo quello un po' più scuro. Com'era questo che lei diceva? Non lo mettiamo sotto. Lo mettiamo solo sopra. Prendiamo una velinina per pulire le dita, se no macchiamo le confezioni, le cose. Faccio cadere la palette. Ok, poi. Ok. Sento però l'esigenza di sfumarlo un pochino, un pochino. Ok, pochito pochito. Vai ancora un po' di colore. Ok. Poi metterei questo rosa pallido. Per dare questo riflesso, credo che fosse questo che piaceva alla nostra amica. Le voilà, dopodiché, questa è quella di Mac. No, è quella di Sheila. Ciao ragazzi! Però secondo me sopra l'ombretto, no, anche no. Mi sa che devo ricorrere come sempre a quello di Nabla, che è sempre il top in queste situazioni un po' critiche. Vediamo un po' questo di Mac. Se no passiamo a Nabla. Mac. E questo sì, eh. Niente nella rima inferiore, concordo. Che su pelle agée la rima inferiore meglio lasciarla stare. Ecco qua. Diamo una
una microcodina, dopodiché mi calmo. Ok, lo possiamo leggermente, proprio leggermente, cos'è accaduto? Boh, leggermente sfumare, ma proprio così un'idea. Prendiamo un po' di questo rosso scurissimo. Lo metto anche di qua. Viene sempre truccato meglio il destro, non so se voi vedete. Ok. Gli occhi sono sempre la cosa, diciamo, più difficile da truccare. Vado di nuovo di... Dov'è? Ehi. Mac, sei, dove sei? Trovo più. Bella. Chi mi ha portato via la mia matita? Chi se l'è presa? Vi giuro non la trovo. Questa è quella di Shina che però secondo me mi sa che mi è caduta. No, l'ho piazzata qui dentro. No, boh, fa niente. Comunque, ho capito. E questa La nabla che vuole essere usata, questo è il blu, anche no. Aspetta, abbiate fede e pazienza. Nablino. Dimmi che sei qui, nell'ultimo... No, proprio non c'è. Scusate, epic fail. Anche qui. Niente, non c'è altro da fare che mettere gli occhiali perché io ho la testa dura, molto dura. E voglio proprio vedere se non la trovo. Allora, le nabla si trovano facilmente perché hanno... Questo è un nero e un blu, questo è il blu. Mi capita sempre il blu, naturalmente quando cerco il nero, mi capita il blu. Questo è il blu, secondo me, no, o è questo. Eccolo qua il nero. Boom, nero. E adesso... È morto. Purtroppo sì. E allora ragazze e ragazzi devo accontentarmi. Ah, se no prendo questo qua di... Questo è sempre Mac. Però questo è diverso, si chiama Black Definitivo, una roba del genere. Questo è molto scrivente, buonissimo. Però è di quelli temperabili, per chi preferisce una formula temperabile che sicuramente dura anche di più. Direi che mi sembra che come occhi potremmo anche fermarsi qua. Ok, boh, dopodiché il consiglio di Clio è di mettere per rinfrescare il trucco un correttore. In particolare ne usa uno che mi piacerebbe molto prendere alla prossima occasione, di Shiseido, che proprio si chiama rinfrescante, perché si può, contrariamente alla maggioranza dei correttori, si può riusare nel corso della giornata e quindi diventa interessante, per esempio appunto per rinfrescare un trucco. E quindi è interessante ed è proprio fatto apposta per rinfrescare il trucco. Ok, qui lo rinfreschiamo. Spero
Stamattina mi sembra che avevo usato uno della Wycon, che è dichiaratamente poco coprente, lo dicono anche loro, ed è molto indicato sulla spiaggia perché ha un SPF 50. Quindi si presuppone che vi state comunque un po' abbronzando. Spero questo dito sia pulito perché non vedo. No, perché poi col fatto appunto che mi hanno messo la troppina, l'occhio è un po' quel che è. Bon, poi mettiamo un signor mascara come il Dark Love di Clio. Perché stamattina ne avevo messo uno leggerissimo, praticamente non si vedeva. Poi riprodurre un trucco è per me una delle cose più difficili. Poi ditemi, voi che soprattutto voi che avete suggerito queste modifiche, se vi soddisfa. Naturalmente anche tutti gli altri e le altre possono dire la loro, ci mancherebbe. Poi prendiamo una cipria, perché Clio suggerisce di prendere una cipria, vabbè, questa è la sua, ma questa è la più chiara, è la Fair, per me è troppo chiara, però fa niente. E di metterla solo sulla T. Così non dà assolutamente nessuna cipria un effetto, come dire, polveroso. Ecco. Dopodiché l'altra cosa che lei suggerisce e concordo in pieno è aggiungere un bel illuminante. Questo è il suo. Vediamo il nostro specchio. Uso il suo ed è quello. Champagne, il più chiaro. Ah, ho dimenticato. Oh. Adesso lo aggiungiamo il blush. Ecco qua. Mettane un po' anche qui sotto. E lì c'è anche la punta del naso, ma io mi astengo. C'è già un nasuzzo che si nota. Dopo questo, un po' di blushettino, però secondo me ci vuole un blush liquido qui. Perché se rinnovate un trucco, a mio modestissimo parere, dovete però. Vediamo se questo è già, perché questo è già sporco di quello che ho usato. Ieri, e mi sembra che vada. Questi liquidi sono così scriventi che le labbra però sono super secche, qualche cosa sulle labbra la devo mettere. Mettiamo una cosa tenue se volete, per esempio una di queste di Iepoda. Sto facendo caducato come al mio solito, che è. Questo è un rosso, ma non è uno sbam per niente. Anche abbastanza idratante perché non è secco, cioè non è matto. Le voilà. E anche qualcosina sulle sopracciglia che noi. Stamattina gli abbiamo messo solo un po' della colla, cosiddetta colla per sopracciglia. Usiamo questo che va benissimo. L'avevo beccato, eccolo, poi mi era sfuggito. Questo è di Revolution, è piccino ed è un brow gel, ma non ho trovato il colore, vi devo dire la verità. Questo era nel calendario dell'avvento. Non ho ancora deciso, dunque dovrebbe arrivarmi,
un calendario dell'avvento di Luca Fantastica con cui collaboro, che ovviamente ringrazio molto perché è un regalo bellissimo. E non so se ne prenderò un altro, sinceramente. Che prodotti ne ho? Sbavato, no? Ok, amiche e amici, le voilà, trucchettino fatto, così è da sera. Naturalmente poi, se volete, potete tranquillamente, vedo le cose che non ci sono, va bene, e potete naturalmente fare diverso, ci mancherebbe. Così però mi sembra da sera, ma senza esagerare. Che ne dite voi, amiche e amici, tutti? Qual è la vostra opinione? E soprattutto, Cantare Italiano e Cinzia Gasparotto vi soddisfano queste modifiche che ho fatto al trucchettino? Adesso guardo un po' anche con gli occhiali, perché io, ecco. Dai, non è male, non è malaccio. Sì, non è eccessivo. È da sera, sberluccica, ma senza esagerazione. Bene, amiche e amici, fate come sempre ciò che vi fa stare bene, truccatevi se vi fa stare bene, non truccatevi se non vi fa stare bene. Come, ah, ecco, avevo preso, sì, avevo tirato fuori questo bellissimo mini rossetto, mini size di MAC, bellissimo, che è un rosso geranio che è la fine del mondo, però giustamente l'amica commentatrice mi ha detto: Cantare Italiano, non mettere un rossetto, cioè lascia perdere anche il rossetto. Io ho preso questo, che comunque è, si vede, ok, ma non è questo qua che è proprio smammete. Bene, amiche e amici, questo è il mio trucchettino, la mia proposta. Ditemi cosa ne pensate. Alla prossima!